Allora, direi di iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro primo incontro dibattito dell'Associazione Culturale Biblioteca Pietro De Seta. Io ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione numerosa e sarò brevissimo, toglierò tempo al nostro ospite. E abbiamo deciso di iniziare con un tema che io ho definito misterioso e accattivante, molto affascinante, che è incentrato sulla figura dell'abate Gioacchino da Fiore, nostro conterraneo. Ecco, entrando subito in argomento, volevo dire che andando oltre l'elaborazione della dottrina agostiniana, Gioacchino aveva ripartito le tre età suddividendole in tempo della legge, tempo della grazia e tempo della grazia più abbondante. Le tre età sono state indicate, insomma, con precisione e la terza età, quella dello Spirito Santo, dal 1 gennaio del 1260 giungeva sino al termine del millennio sabbatico, cioè il periodo in cui l'umanità avrebbe poi goduto di una nuova grazia. Dalla Genesi al Giudizio Universale, i due capi segnavano i confini estremi della storia della salvezza. Nell'età dello Spirito Santo, l'etica non avrebbe ripreso il carattere punitivo dell'età del padre e, completando un disegno di amore e di verità indicato dall'età del figlio, avrebbe completato la rivelazione nella nuova e definitiva dimensione umana. La profezia di Gioacchino si sarebbe avverata nella notte del 31 dicembre del 1259. Ecco, è stato veramente così? Il mistero è stato risolto o è ancora tutto da scoprire? E ne parliamo oggi con il professor Alberto Scervo, ordinario di filosofia del diritto dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e profondo studioso delle teorie gioacchinite, che darà luce alle ombre di un mistero che ancora oggi chiama la riflessione consapevole di una teoria che è intervenuta con effetti dirompenti sul costume della Chiesa, ma anche sulla coscienza collettiva. L'interpretazione dottrinale delle sacre scritture ad opera di Gioacchino da Fiore sfugge alla suggestione della magia per trovare nella storia della Chiesa e dei popoli una lettura critica di grande spessore pedagogico e occasione di riflessione per uno dei grandi temi della nostra esistenza, cioè la salvezza dell'anima. Ecco, il professor Scervo, che ringrazio, ovviamente ringrazio a nome dell'associazione per aver accolto il nostro invito, accompagnerà questa nostra riflessione critica e ci avvierà verso i misteri della teologia, che non sono solo materia di nicchia, potremmo dire, di pochi studiosi, ma anche e soprattutto per chi chiede alla curiosità intellettuale del dubbio e della ricerca motivi di arricchimento e per dare senso e significato etico alle nostre vicende di tutti i giorni. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ecco, cedo la parola al professore Scervo. Grazie. Innanzitutto consentitemi di ringraziare, qui però si è spento questo. Allora, consentitemi di ringraziare Gianni De Seta e Antonella. No, c'è un no. di ringraziare Gianni e Antonella per aver voluto, insomma, che io partecipassi a questo incontro. È nato tutto casualmente, tra l'altro in un'occasione non molto felice, diciamo, nel senso che era un funerale, quindi dopo un funerale, insomma, però è stato il motivo per poterci rivedere e per poter anche parlare un po' di questa associazione. Sono contento anche che questa iniziativa inauguri l'associazione appunto dedicata a Pietro De Seta, perché Pietro De Seta è una delle figure veramente di grande spessore di questa comunità e quindi bisogna non solo onorarlo, ma avere l'orgoglio di essere legati a questa persona. Io l'ho conosciuto quando ero al liceo, perché io mia moglie come dire, era nipote di Pietro De Seta e quindi insomma l'avevo conosciuto durante per una con lui era venuto a Catanzaro per una conferenza al Circolo Unione e io ero rimasto piuttosto colpito anche dal modo in cui aveva esposto questa
queste sue concezioni, queste sue considerazioni su un tema e un argomento anche abbastanza piuttosto interessante. Poi io l'ho rivisto l'estate successiva, quando appunto venivo a Fuscaldo, perché io a Fuscaldo sono venuto penso per almeno 20 anni, 25 anni, insomma, tutte le estati, gli ultimi giorni, l'ultima settimana di agosto, primi di settembre, perché mio suocero era uno dei comproprietari della casa di Don Nicola Allevato, essendo il nipote, uno dei nipoti maschi, quindi io ho trascorso molte delle mie giornate, delle mie estive sul terrazzo, appunto in piazza, a guardare questo splendido panorama. E sono contento di essere qui perché Fuscaldo è una bellissima cittadina, un bellissimo paese ed è giusto che abbia un riconoscimento anche di conoscenza e di consapevolezza. E una, secondo me, questo tipo di associazionismo di questo tipo, gli interventi culturali di altro tipo che vanno in questa direzione, possono fare solo qualcosa di positivo. Quindi io sono veramente contentissimo di essere qua, sono veramente felice di essere qui con voi, insomma, per queste ragioni. È un paese, tra l'altro, Fuscaldo, un posto a cui io sono molto legato, in realtà poi sono tornato anche negli ultimi 4-5 anni, insomma, vengo sempre. È un paese veramente a cui per il quale ho un grande affetto, con cui ho un grande legame. Quindi l'ho fatto veramente con grandissimo piacere. Il piacere è stato il mio a venire qui e ad essere qui con voi. Prima di iniziare, alcune considerazioni, cioè considerazioni di carattere generale. Allora, siamo qui per parlare di Gioacchino da Fiore. Ora, parlare di Gioacchino da Fiore non è semplice per niente, lo dico con molta sincerità. Io ho preparato questo intervento che ho intitolato La radice classica della modernità profetica di Gioacchino da Fiore. Vi dico anche con molta serietà, l'ho letto, mi sono messo a leggere, a un certo punto ho detto ma mi sembra troppo complicato, sembra un po' difficile, allora, e quindi ho cominciato a ragionare su come tentare di renderlo un po' più semplice e forse qualche premessa va fatta, perché se si fanno un paio di premesse forse tutto comincia a diventare un po' più chiaro. Allora, primo punto su Gioacchino. Gioacchino è uno di quei personaggi scomodi, se vogliamo, anche molto particolari, perché in realtà lui utilizza un sistema, per così dire, sapienziale, un po' come i proverbi, cioè quelle forme che sono oscure e immediate. Cioè, ti danno un'idea, però te lo danno in maniera molto oscura. Cioè, questo vuol dire, ma questo vale per i proverbi, vale per qualsiasi, i romanzi, le poesie, eccetera. In realtà queste forme sapienziali sono quelle che colpiscono nell'immediato, ma hanno bisogno di una riflessione successiva. E il messaggio che trasmette, poiché è volutamente oscuro, perché altrimenti non raggiungerebbe l'uditorio, può essere interpretato nella maniera più diversa possibile. E questo, l'uso proprio di questo sistema, in realtà ha fatto sì che Gioacchino venisse interpretato nelle maniere più strane possibili. Cioè, in lui si sono scoperti il tutto e il contrario di tutto. Quindi questo non rende facile la valutazione di Gioacchino da Fiore realmente in maniera essenziale. Questo dobbiamo tenerlo presente, ed è la prima parte che lo vorrei dedicare proprio a questo, perché si comprende anche attraverso le interpretazioni che sono state date come c'è stato un forte fraintendimento nelle indicazioni, nelle tesi, nelle considerazioni di Gioacchino da Fiore. Questo è un primo punto. Il secondo punto è quello a cui in qualche modo aveva anche accennato Pietro il Giovane, non insomma, Pietro, a cui io ho un rapporto di grandissimo affetto, insomma, quindi veramente lo considero come un fratello minore, che ha fatto all'inizio Pietro, quando a un certo punto ha parlato di Sant'Agostino. Perché? Che cosa succede? Gioacchino da Fiore nasce quando? Intorno al 1130, qualcuno dice che l'anno, per così dire, canonico dovrebbe essere il 1135, ma non è detto, potrebbe essere nato dopo, potrebbe essere nato prima, non è importante. Si sa che è morto il 1202, quindi
con lui opera in tutto il XII secolo e opera in una posizione, per in certo modo in contrapposizione a Sant'Agostino, a quello che è il modo di ragionare Sant'Agostino. Allora, per intenderci, Sant'Agostino ha una visione dualistica, cioè distingue tra cielo e terra. Ricordate la città di Dio, la città degli uomini, il bene e il male, l'uomo e l'aldilà. Ora, e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la vita sulla terra e anche la storia hanno un senso soltanto se sono rapportate all'aldilà. No? Quindi hanno, in un certo qual modo, la storia viene in qualche modo dimensionata, sottodimensionata in funzione di quello che dovrà avvenire nell'aldilà, è la preparazione verso l'aldilà. Dall'altra parte, quindi lui non è in questa posizione, perché la sua posizione, come prima faceva, come prima appunto ricordava Pietro, la sua posizione è una posizione strettamente trinitaria. Lui distingue le tre età, anche se voi prendete il Liber Figurarum, voi trovate tre cerchi che sono intersecati uno nell'altro, il cerchio del Padre, il cerchio del Figlio e il cerchio dello Spirito Santo, che sono raffigurate con tre colori diversi. Il cerchio del Padre è azzurro perché indica, è verde perché indica che Dio è stato il creatore della natura, il secondo è azzurro perché indica la provenienza dal cielo del Figlio, il terzo è quello rosso che indica l'amore, questo rapporto che si pone tra di derivazione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. Quindi alla sua una visione trinitaria, non è una visione dualistica, ma essendo una visione trinitaria, una visione in cui non si realizza l'umanità e l'uomo solo nell'aldilà, come voleva Sant'Agostino, ma in realtà si realizza anche qui. Quindi la storia riprende ad avere una sua funzione, cioè non è qualcosa che, così dire, passeggero in funzione di quello che avverrà dopo, ma sarà qualcosa di cui invece bisogna tener conto, perché prima di tutto si deve radicare anche la vita, per così dire, spirituale, prima di tutto all'interno della storia. Ma non è Gioacchino neanche un seguace di San Tommaso, perché la teologia ufficiale del tempo è una teologia ispirata alla scolastica, cioè alla visione di San Tommaso, che è una visione, per così dire, metafisica, no? Una visione in cui si guarda al trascendente, ma si guarda al trascendente in maniera dialettica. E questa dialettica però è costruita in modo tale che vi sia una sorta di prevalenza dell'assoluto rispetto al mondo della storia. E questo non è Gioacchino. Quindi Gioacchino non è con Sant'Agostino, ma non è neanche con San Tommaso. Ora, questo per darvi l'idea di qual è il percorso che svolge Gioacchino. E questo vi deve essere tenuto presente nella raffigurazione che ne fa Dante, no? Perché Dante, nel dodicesimo canto del Paradiso, si trova, appunto, trova Gioacchino, e la figura di Gioacchino è affiancata a Bonaventura da Bagnoregio e a Tommaso d'Aquino. Però qual è il problema? Che nessuno dei due è allievo di o è seguace di Gioacchino. Cioè è una raffigurazione che già in Dante comincia a travisare in un certo qual modo quello che è il messaggio che Gioacchino voleva dare. Cioè San Tommaso non ha nulla a che vedere con Gioacchino, è Bonaventura da Bagnoregio, che era il, per così dire, il generale dei francescani, è stato generale dei francescani dal 1257 in poi, in realtà non è neanche lui un allievo o un seguace di Gioacchino, anzi, tutt'altro, Bonaventura di Bagnoregio è colui il quale in verità tenta di dare un'interpretazione di Gioacchino ecclesiale, cioè riportandolo alla tradizione della Chiesa. Cosa vuol dire questo? In quel momento, cioè, attenzione, Dante muore nel 1321, quindi siamo a distanza di pochissimo tempo dall'avvento di Gioacchino. Cioè l'idea è che Gioacchino sta dando un messaggio che è un messaggio assolutamente nuovo, se vogliamo, tra virgolette, uso questo termine, rivoluzionario, ma è un messaggio che la Chiesa tenta di ricondurre all'interno.
perché è un messaggio che i francescani, soprattutto spirituali, stavano interpretando nell'ottica contrastante con il mondo della Chiesa, cioè riportare la Chiesa a quello che era il messaggio originario, e si servivano dell'idea di Gioacchino in qualche modo per una sorta di opposizione alla Chiesa. Allora, che cosa fa Bonaventura di Bagnoregio? Quando diventa appunto reggente generale dei francescani, tenta di, come dire, dare una sorta di frenata al radicalismo francescano, quindi di dire ai francescani: attenzione, che non è che quel messaggio che voi state portando avanti è un messaggio che fa bene, perché in realtà Gioacchino, se noi lo prendiamo e lo interpretiamo, dà una visione del mondo spirituale, della vita della Chiesa, che è tutta compresa all'interno della Chiesa ufficiale stessa. Quindi è una sorta di, come dire, conformismo, cioè viene via una interpretazione quasi conformistica dell'opera di Gioacchino. Allora, questo ve lo dico perché ora in tutte queste idee, in realtà da lì che cominciano i travisamenti di Gioacchino da Fiore. Da una parte viene interpretato, viene utilizzato come il rivoluzionario, cioè quello che vuole abbattere tutti, dall'altra parte viene utilizzato come quello che in realtà sta dando un contributo al rafforzamento e al consolidamento delle idee e della visione della Chiesa, per intenderci. Quindi non è con Agostino, non è con Tommaso, non è con la Chiesa, ma non è neanche contro la Chiesa, perché questo è il punto. Cioè non è né l'uno né l'altro. E per avere il senso di questo bisogna tener conto proprio di quel Liber Figurarum a cui si faceva riferimento. Perché il Liber Figurarum è la ripresa di una visione, che è una visione per così dire apocalittica, millenaristica, che era in qualche modo la Chiesa aveva voluto come dire, quasi eliminare, escludere, ma che in realtà sotto traccia camminava ancora. C'era ancora questa visione millenaria, e lui la riprende, ma non la riprende nei termini precedenti. Cioè la visione apocalittica di Gioacchino non è una visione pessimista, no? La visione apocalittica tradizionale è una visione strettamente pessimistica, quella di Gioacchino no, è una visione ottimistica, cioè una visione che ha la funzione essenzialmente di dare un messaggio di positività, non di negatività. Ma perché usa quel sistema? Per un motivo molto semplice, perché quel sistema, quel metodo, è quello che è più comprensibile dal popolo. Il popolo è quel modo lì che ha di vedere le cose. Il Liber Figurarum serve per trasmettere un messaggio che può essere compreso da tutti. Ora, però, siamo sempre lì, quando le idee passano attraverso un sistema volutamente oscuro, questo sistema volutamente oscuro ovviamente si presta ad essere manipolato, ed è quello che con Gioacchino avverrà nel corso del tempo. Ora, fatte queste premesse, spero che insomma di qualcosa poi strada facendo la salto di quello che appunto avevo scritto, però cerchiamo di vedere come si arriva a queste varie idee di Gioacchino, come vengono interpretate, per poi andare a ricomporre alla fine quello che poi è il messaggio reale che Gioacchino dà a tutti quanti. E allora vorrei partire, per darvi l'idea di queste difficoltà, vorrei partire da una relazione che un sacerdote, siamo nel 1872, si chiama Bernardo de Riso. Questo sacerdote in questa relazione traccia la figura di Gioacchino da Fiore. È una conferenza che è tenuta a Catanzaro, tra l'altro, nel 1872, e questo però serve, riprendere questo testo serve utile, è utile per capire come già alla fine dell'Ottocento, quindi la seconda metà dell'Ottocento, in realtà c'è una serie di ambiguità, di contraddittorietà proprio sull'interpretazione di questa figura. Allora, De Riso si propone di esprimere un giudizio, ma precisa di essere contrario tanto a coloro che lo hanno considerato un profeta, cioè nel tempo è stato considerato un profeta, uno che prevedeva qualcosa, quanto a quelli che lo hanno ritenuto un visionario, senza nessuna sostanza, e quindi anche un innovatore, come anche alla tendenza di alcuni autori moderni, ovviamente ottocenteschi,
che vi hanno intravisto l'anticipatore di astruse teorie teologiche o di inaccettabili visioni politico-sociali. Cioè, siamo nel 1872, De Riso dice, attenzione, perché fino a questo momento Gioacchino Fiore è stato interpretato o come un visionario, o come un profeta, o come l'anticipatore di teorie teologiche che in realtà non hanno nessun senso, o l'anticipatore di visioni che sono politico-sociali ben precise, anche con vene piuttosto utopistiche. Allora, dalle parole di De Riso scaturisce l'immagine di un abate dotato di grande fervore, ma poco colto, e perciò da una parte tutto proiettato nella dimensione mistica, quasi come se fosse appunto un mistico, e dall'altra limitato nella conoscenza delle sottigliezze logiche e dialettiche che in realtà accendevano le dispute teologiche e filosofiche del tempo. Diciamo, lo considerava una sorta di imbecille, un po' ignorante, che aveva poca cultura e che aveva invece questa vena mistica. Da qui l'inevitabile formulazione di una concezione non priva di errori teologici che hanno condotto ad una doppia lettura, opposta e contraddittoria, del pensiero di Gioacchino, ondeggiante tra accuse di eresia e profezie di rinnovamento religioso. Ora, questa interpretazione nel 1872 di De Riso, perché mi serve riportarla? Perché non è l'interpretazione di De Riso, è in realtà l'interpretazione ufficiale che di Gioacchino da Fiore viene dato nel mondo della Chiesa. Cioè viene, è così che viene ad essere inteso. Allora, il punto di partenza da cui avviare la riflessione sulle modalità attraverso le quali proprio si sono sviluppate le trasfigurazioni della teoria di Gioacchino, in realtà devono partire dall'approccio proprio di Dante all'opera Gioacchimito, come vi dicevo prima. Allora, la commedia dantesca, è chiaro, riprende il patrimonio simbolico, l'apparato figurativo di Gioacchino viene ripreso da Dante, questo che è chiaro, insomma non è che c'è bisogno di starci troppo a riflettere. Come viene ripreso? Viene ripreso in vista di una ispirata attesa di rinnovamento morale, spirituale della cristianità, e questo ritorna più volte in una pluralità di rappresentazioni. E alimenta, come risulta dall'immagine che dicevo prima, delineata nel dodicesimo canto del Paradiso, nel dodicesimo canto voi trovate sono i versi 139-141, le parole sono: «E luce mi dà lato il calabrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato». Questi sono i due versi, tre versi che vengono dedicati a Gioacchino da Fiore. In realtà che cosa fa? Vedete anche da quello che dice. Quello di cui, cui fa riferimento Dante è questa idea della profezia, cioè è un profeta, è essenzialmente un visionario, uno che ha una lettura profetica della storia che in realtà Dante fa propria. Cioè la lettura visionaria della storia di Gioacchino in realtà viene fatta propria anche da Dante. Ora, e questo che cosa vuol dire però? Beh, questo vuol dire che comincia a passare l'idea di una visione che sia assolutamente rivoluzionaria. Ma quando si parla di una visione profetica, rivoluzionaria, eccetera, che cosa si sta facendo sull'opera di Gioacchino? Beh, sull'opera di Gioacchino si sta eliminando l'elemento di carattere religioso, cioè quel spirito religioso, lo spirito verso il trascendente, viene assolutamente compresso e si comincia a interpretare nel pensiero di Gioacchino una visione non più religiosa, ma è una visione che è politica prima di tutto e politico-sociale in maniera molto stretta. Ed è quello che viene ripreso dai francescani spirituali, che utilizzano Gioacchino come l'emblema del rinnovamento della Chiesa. Dobbiamo tornare alle origini della Chiesa, dobbiamo tornare a realizzare quella che è la vera idea della Chiesa, una comunità che deve essere rinnovata sullo Spirito Santo, l'amore, eccetera.
Cioè, ed è da questo punto di vista, in qualche modo in Dante noi troviamo questa affermazione di questa influenza che viene esercitata sui movimenti che sono di ispirazione francescana. Allora, da Dante come arriviamo alle interpretazioni successive? Perché il Dante in realtà rappresenta un punto di riferimento da cui non si può prescindere. Perché chi è che poi traduce questo non più soltanto in una visione strettamente sociale, se volete anche sociale, ma una visione prettamente di tipo politico, cioè intravede in Gioacchino colui che è il rivoluzionario che vuole cambiare radicalmente quella che è la realtà politica del tempo e anche del tempo successivo. La sua profezia, la sua visione, non è una profezia, una visione che riguarda al trascendente, che riguarda al divino, ma riguarda essenzialmente la terra, la storia, riguarda la politica. Beh, questo tipo di operazione la fa un poeta, siamo ormai arrivati dal XVIII secolo, la fa Foscolo. Allora, perché la fa Foscolo? Perché la lettura che fa Foscolo dell'opera di Dante è una lettura in cui privilegia quella che è l'interpretazione che ha dato Dante, cioè l'idea del profetismo di Gioacchino, che in qualche maniera volendo esaltare il contenuto di santità. Ora, sicuramente che nell'opera di Gioacchino ci sia la voglia, l'idea, che in qualche modo ci sia un rinnovamento delle istituzioni religiose, e questo ci siamo, cioè non farebbe determinate cose. Ma in realtà questo non è fatto per scontrarsi con la Chiesa, per opporsi alla Chiesa, per in qualche maniera distruggere quello che è l'operato della Chiesa. In realtà la situazione è una situazione diversa, è stato utilizzato per quelle che sono la lettura che ne hanno fatti i francescani spirituali, quelli pauperisti, le letture che sono state fatte da altra parte, vi dicevo, da coloro i quali hanno ripreso gli elementi della Chiesa, ma fatto sta che questa lettura di Foscolo di Dante, dell'opera di Dante su Gioacchino, in realtà alimenta quella che invece delle interpretazioni che sono eccessivamente politicizzate, contrapposte per così dire al conformismo di carattere ecclesiale. E allora, però questo che succede? Che chi lo interpreta in un modo si dimentica che c'è una visione trascendente in Gioacchino, chi invece lo vuole riportare nel mondo, nell'ambito della Chiesa, e si dimentica di un'altra cosa, cioè dell'esatto opposto, ossia che lì c'è una spinta innovativa, ed è una spinta innovativa che riporta il messaggio di Dio, il messaggio del Cristo, il messaggio della fede, la riporta sul piano della storia. Quindi uno dimentica, da una parte si dimentica che non si può interpretare senza la spinta verso il trascendente, dall'altra parte non si deve dimenticare che c'è invece un radicamento del messaggio di Gioacchino nella storia. Allora, il presagio di Dante, perché nel verso 148 aggiunge: è vero, frutto verrà dopo il fiore, quindi nel senso arriverà qualcosa dopo Gioacchino, ovviamente che cosa vuole mettere in evidenza, o cosa si vuole mettere in evidenza? Che c'è la necessità di aspettarsi degli sviluppi successivi che arriveranno non soltanto sul piano spirituale, ma più che altro sul piano politico, filosofico. E la dimostrazione di questo, vedremo dove arriviamo, fino a che punto arriveremo, il lavoro di Foscolo, guarda caso, da chi viene ripreso in una fase immediatamente successiva? Beh, viene ripreso da Mazzini. Allora, Mazzini, nel suo soggiorno londinese, studia Foscolo, si imbatte in questo studio di Foscolo su Dante e sul modo di vedere Gioacchino ad opera di Dante. E allora che cosa fa Mazzini? Mazzini comincia a guardare a queste cose ragionando in questi termini. Beh, in Dante che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere i prodromi della tradizione italiana, il sostrato profondo dell'unità, l'individualità nazionale, il presentimento della patria. E quindi che giustifica la visione da parte di Mazzini di Foscolo
come se fosse ispirato dalla ricerca in Dante del cittadino, del riformatore, dell'apostolo religioso, del profeta della nazione. Tutte cose che non ci stanno, attenzione. Cioè, sono soltanto pensate da Mazzini guardando Foscolo che guarda l'opera di Dante che guarda Gioacchino. Quindi capite bene che Gioacchino in quest'ottica viene considerato come se fosse quasi l'anticipatore dell'idea riformatrice dell'unità d'Italia, il cittadino, eccetera. Quindi la matrice profetica e riformatrice che è attribuita a Gioacchino si traduce in una lezione di tipo esclusivamente politico, in cui risalta il messaggio della riduzione del potere politico degli ecclesiastici e l'anelito verso l'avvento di un'epoca nuova fondata sull'uguaglianza sociale. Questo è il messaggio che parte da Dante, passa da Foscolo, arriva a Mazzini. E quando arriva a Mazzini, e non rimane fermo lì purtroppo, perché nel momento in cui si è innescato tutto questo meccanismo, in realtà si comincia a ragionare, beh, allora Gioacchino è l'ispiratore della rivoluzione, della spinta rivoluzionaria, dell'utopia, della possibilità di creare dei movimenti politici utopisti. Al punto che, e questo ve lo dico, ma me la, vi lascio, non mi soffermo più di tanto, che c'è qualcuno che ha voluto vedere una radice in Gioacchino di tipo marxista. C'è chi ha voluto vedere in Gioacchino una sorta di ispiratore della mistica nazista e c'è chi ha voluto vedere in Gioacchino l'iniziatore o comunque un precursore della mitologia fascista. Ci sono dei testi di un certo Pepe, Gioacchino e il fascismo del 1927 e del 1930 Gioacchino, filosofo della storia. Quindi capite come si è creato questa sorta di fraintendimento colossale dell'opera di Gioacchino. Mai pensava Gioacchino né a visioni di carattere politico, rivoluzionario, eccetera, eccetera. Però fatto sta che questo è quello che accade. Ma per dire come tutto questo non sta in piedi da nessuna parte, basta pensare al fatto che l'opera di Gioacchino in realtà trova origine, anche da un punto di vista teorico, nell'apocalittica cristiana, ma nel solco del messianismo ebraico. Cioè, in Gioacchino il legame non è un legame solo con la religione cristiana, con il cristianesimo, ma è un legame che si comincia a realizzare con l'ebraismo. Ma perché lui intravede lì la radice delle cose. A lui non interessa sapere qual è la visione che è più conformista o più vicina a quella della Chiesa. A lui non interessa quella. A lui interessa che tutto questo mette insieme gli uomini nella loro visione del mondo e della realtà. E se qualcuno avesse qualche dubbio, c'è tra l'altro un professore che insegna al liceo classico di Catanzaro, come penso dei maggiori studiosi di Gioacchino, che si chiama Massimo Giritano, che ha per esempio pubblicato per Rubbettino Agli ebrei, opera di Gioacchino, dove viene sradicata completamente un'idea anti-ebraica di Gioacchino da Fiore, perché appunto non sta in piedi da nessuna parte. Ora, detto questo, una cosa è certa, e cioè che l'opera di Gioacchino in realtà si colloca e si può collocare alle radici della modernità. Cioè è un'opera moderna, è un'opera rivoluzionaria da questo punto di vista, è un'opera che scalza quelle che sono le idee consolidate. C'è un grande teologo che si chiama De Lubac che a proposito di Gioacchino ne fa proprio un quadro ben preciso. E proprio di Gioacchino, leggo proprio il brano che insomma riporto quello che lui scrive, è proprio di Gioacchino sentire interiormente e annunciare con molto anticipo il mutamento dei tempi che si prepara, anche se talune sue idee riappaiono solo dopo secoli. Sia che il profeta da Fiore sia stato un eretico o un santo, un genio o un ispirato, che lo si prenda come un autentico rinnovatore di un cristianesimo originario o per l'iniziatore di una nuova religione e di una società completamente nuova, come colui la cui dottrina avrebbe condotto il cristianesimo alla perfezione o avrebbe teso al contrario, alla sua perversione, si avrebbe torto misconoscendo l'importanza. Comunque lo si voglia vedere, in realtà Gioacchino è una figura da cui non si può prescindere. Ora, è chiaro che
l'eccessiva fluidità delle interpretazioni che vengono date, che sono state intraviste nel messaggio di Gioacchino, proprio perché è carico di mistero, e quindi anche di questo linguaggio figurato che esplora lo spazio dell'oltre, esplora lo spazio dell'aldilà, cioè di quello che va al di là del pensiero razionale, perché lui non esprime le cose in modo razionale e discorsivo, ma le esprime con le figure, con le immagini, con le rappresentazioni, e quindi ti dà l'idea dell'aldilà, ma senza che ci sia la necessità di una affermazione, di una visione di carattere razionale. Ed è questo che lo allontana, per esempio, da San Tommaso. Perché San Tommaso è l'esatto contrario, cioè l'idea di razionalizzare anche l'idea dell'esistenza di Dio e della sua verità. E no, però tutto questo facilita, ovviamente, la confusione, la sovrapposizione dei giudizi, perché nel suo pensiero si trova tutto, in realtà è veramente il contrario di tutto. Allora, certo, sulla sua opera si può intravedere sicuramente una, come dire, può essere considerato la base del processo di secolarizzazione che avverrà dopo. C'è questa forte carica di modernità, questa forte carica di rinnovamento della Chiesa, dell'istituzione, del mondo ecclesiastico, eccetera, eccetera, anche quando lui differenzia i monaci, i chierici, i laici, eccetera. C'è tutte queste differenze, tutte queste situazioni, in realtà, si ritrovano in Gioacchino. È lì che c'è la grande modernità di Gioacchino da Fiore. Però questa modernità non deve essere, per così dire, interpretata male, perché poi c'è stato anche chi, per esempio, ha utilizzato Gioacchino per dimostrare che la Chiesa è sempre in una condizione di fallimento, in una condizione di assoluta necessità di rinnovamento che non corrisponde alla realtà. Così come vi sono altri autori che la interpretano in maniera diversa, c'è un autore, alla fine, un filosofo anche importante, che è Fegelin, il quale, quando parla della visione dell'interpretazione apocalittica di Gioacchino, dice: beh, in realtà Gioacchino è colui il quale ha aperto la strada al male, cioè un'interpretazione che è assolutamente di tipo negativo. Allora, certo, nelle idee di Gioacchino ci si può orientare all'interno della modernità, ma è qui il punto su cui bisogna soffermarsi, nella consapevolezza che ci si muove nel solco della classicità, cioè nel solco di un modello che è ispirato alla, come dire, alla ricerca delle radici dell'essere, cioè non è qualcosa che avviene, come dire, rapportato solo alla storia, ma è qualcosa, uno sguardo alla storia attraverso il riconoscimento, attraverso la ricerca delle radici dell'essere. E questo fatto come? Fatto per superare indubbiamente i problemi e le questioni che sono state poste appunto dall'andamento della storia. Allora, si recupera ciò che è, si recupera l'essere, si recupera ciò che c'è sempre, si recupera l'idea della verità, perché quella è sempre presente in Gioacchino da Fiore. Soltanto che viene fatto secondo una concezione nuova, secondo una concezione assolutamente nuova. C'è un rinnovamento di Gioacchino, ma il rinnovamento è teologico, non è politico, non è sociale, non è, per così dire, operativo. È un rinnovamento strettamente teologico. E quindi vi dicevo, non la visione di Agostino, quella dualistica, non la visione di San Tommaso, quella che appunto è in un certo modo fondata sulla dialettica e sul dialetticismo, in realtà una visione che riprende l'elemento appunto del millenarismo e l'elemento, per così dire, della infatuazione apocalittica, ma una visione apocalittica in cui la sua visione non è di tipo pessimistico, cioè guardare alla fine dei tempi, ma una visione che invece è ottimistica, perché è profetica dell'avvento di un'età nuova. Cioè quelle tre età che faceva prima all'inizio riferimento Pietro sono quelle età che devono portare all'affermazione del nuovo. Ora, in questo spazio ovviamente si possono inserire tutte le idee che vogliamo, però c'è un problema su cui bisogna soffermarsi e dirlo in maniera chiara.
le idee di Gioacchino risentono delle condizioni del tempo e lui si auspica un rinnovamento, una modificazione di quelli che sono i problemi della Chiesa, ma non vi è un auspicio anti-ecclesiale, cioè lui non è in contrasto con la Chiesa, lui non fa un'opera che è rivolta contro la Chiesa istituzionale, vuole semplicemente cercare di mettere in campo un modello ideale che sia espressione del compimento della trasfigurazione spirituale. Nella terza età, quella dello Spirito Santo, che è in continuità con quelle precedenti, lo Spirito Santo attua il completamento del processo di perfezione spirituale con il pieno dispiegamento e concretizzazione dell'opera di Cristo, in una visione che è necessariamente unitaria. Quando lui costruisce quei tre cerchi, lui sta costruendo una visione che è un tutt'uno. Non c'è il Padre distinto dal Figlio e dallo Spirito Santo, ma è un continuo, in maniera unitaria. Voi vedete nel Liber Figurarum in alto a sinistra di questa rappresentazione c'è un Alfa e in basso a sinistra c'è un Omega. L'Alfa indica il Padre da cui procedono, quindi da uno ne nascono due, cioè il Figlio e lo Spirito Santo. L'Omega è la fine di questo percorso, dove da uno, cioè lo Spirito Santo, in realtà è la perfetta espressione del Padre e del Figlio, cioè l'amore e quest'idea dell'amore dello Spirito Santo che procedono da Padre e Figlio. Quindi da uno, due, e uno il prodotto dei due. Ora, questo per dire che questo processo è un processo assolutamente unitario e i limiti e le debolezze delle altre due età, cioè dell'età precedente, quella del Padre e quella del Figlio, si disperdono in questa sorta di ascensione purificatrice che è imposta dall'ultimazione del percorso circolare della fede e della storia, in cui la manifestazione di Dio nel corpo di Cristo trascende nella compiutezza dello Spirito. Allora, e vediamo di capire che cosa vuol dire tutto questo. Questo percorso ideale è fondato sulla variazione profonda del metodo esegetico che si cristallizza mediante la scoperta e l'approfondimento, perché quella è l'opera principale, non il Liber Figurarum, ma è quello della concordia tra Antico e Nuovo Testamento. Si cristallizza mediante la scoperta e l'approfondimento delle concordanze tra Antico e Nuovo Testamento, a cui ci si affida per affrontare il mistero della Trinità. La teologia trinitaria recupera i tratti fondamentali della formazione di Gioacchino, perché risente, non dimentichiamoci, lui era un monaco, cioè dimentichiamoci, lui prima va a fare l'abate di Corazzo, poi si allontana da Corazzo e va a Casamaria e lì si disperde, poi torna e crea l'abbazia eccetera di San Giovanni in Fiore, così via, ma lui è un monaco, quindi la sua esperienza monastica, ed è un'esperienza che si rapporta direttamente ai testi biblici e alla pratica eremitica, cioè degli eremiti. Ma, dice, attenzione, non basta questo, perché ci vuole l'aspetto contemplativo e ci vuole però lo sguardo dell'azione, lo sguardo dell'uomo sulla storia, nella storia. Non basta rimanere nell'auto, non basta rimanere chiusi, ma bisogna entrare essenzialmente nella storia. Nella terza età è bagaggiato quindi un processo più intenso di spiritualizzazione della Chiesa, in cui si auspica il rafforzamento dell'ideale monastico nel confronto con lo stile di vita e di azione dei religiosi, e si configura in modo più preciso, ma in modo sebbene defilato, il contributo laicale. Cioè, lui che cosa dice? Bisogna prendere ispirazione da come in realtà si opera in chiave monastica per rendere, come dire, per diminuire quelli che sono i limiti e le contraddizioni dei religiosi, dei chierici, dei preti, dei sacerdoti, per intendere, e nello stesso tempo coinvolgere però in questo processo anche i laici, in modo defilato, ma coinvolgere. Quindi capite che questo processo di spiritualizzazione è sempre unitario, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma trinitario, monaci, religiosi e laici, con lo sguardo alla storia. Ora, è chiaro che questa è una voce dissonante rispetto a quello che gira in quel momento.
che si apre al rinnovamento, non si apre alle spinte ereticali. Lui non è un eretico e lui non sarà mai a favore degli eretici. E perché è stato accusato? Ma queste qui ce ne sono sempre, c'è sempre il timore, sono sempre le paure. Allora, lì è la stessa cosa che funziona, purtroppo lo dico sempre anche quando a volte facciamo lezioni su autori tipo Campanella, eccetera. Lì molto spesso capita quello che accade, l'anticipare quelli che potrebbero essere i problemi che nascono. Allora io che cosa faccio? Anticipo come potrebbe essere interpretato un certo autore, questo vale per Campanella, ma vale ovviamente per Gioacchino, e allora proprio per quel in quella fase, pensate che Campanella è stato massacrato per una vita, è stato considerato... No? Se voi leggete l'opera di Campanella, anche La città del sole, il potere che è attribuito? È attribuito alla Chiesa, cioè non è attribuito a un potere esterno. Però lì che cosa comincia a guardare, a vedere la Chiesa? La Chiesa vede la possibilità che ci sia l'opportunità di essere Campanella utilizzato in una, come dire, in un'ottica che mette in discussione le verità che vengono imposte dall'alto. E la stessa cosa vale per Gioacchino. C'è il timore di quello che potrebbe accadere e di come potrebbe il popolo o gli uomini con gli esseri comuni prendere quel messaggio. Cos'è che faceva paura per esempio in Campanella? In Campanella c'è la magia, c'è l'astrologia, è lì che il problema. Cioè se io comincio a ragionare con quei meccanismi, il problema di fondo che si pone è che io posso mettere in discussione quelle che sono le verità che mi vengono trasmesse. E per Galileo non è la stessa cosa. Galileo non dice mai, anzi Galileo lo specifica in maniera molto espressa. Galileo dice una cosa molto semplice, le leggi della natura si devono leggere, si possono leggere ovviamente attraverso la scienza. Le leggi dell'uomo si devono leggere nel libro della rivelazione, cioè nella Bibbia. Quindi che cosa c'è di eretico per questo? Nulla. Ma la Chiesa una cosa la riesce a capire, che se io comincio a ragionare e comincio a discutere su quello che fa la scienza, o meglio la scienza che Galilei sta creando in quel momento, arriverò al punto in cui comincerò a mettere in discussione anche quelle verità che io trovo nella Bibbia, e allora io mi preoccupo prima di cercare di eliminarlo, capite? Allora la stessa cosa vale per Gioacchino, cioè e ogni volta che c'è un rinnovamento di questo tipo che induce alla riflessione e che induce alla, come dire, anche al rinnovamento, al cambiamento, c'è un certo blocco che arriva per queste ragioni. Questo per rispondere alla giusta osservazione che è stata fatta. Allora, dicevamo, non c'è questo piegarsi alle spinte ereticali. Invita alla perenne lettura della storia. Lui non dice mai di essere un profeta, lui non ammette, quando viene detto che è un profeta, lui dice: ma io non sono un profeta, non sono un indovino. Io leggo le concordanze tra Antico e Nuovo Testamento, in realtà io in quel modo capisco qual è il mio passato, mi proietto verso il futuro, perché io quelle cose lì ce le posso ritrovare anche nel futuro, ma tutto questo mi serve per vivere il presente. Questa è l'idea che ha Gioacchino. Lui non profetizza nulla, lui non è un indovino, uno che si legge la sfera di cristallo. Allora, dicevamo, invita alla perenne lettura della storia, ma senza conformarsi a quelli che sono i disegni della storia stessa. Volge lo sguardo all'uomo, cosa che prima non viene fatta. Cioè, Agostino, quando va con la visione dualistica, in realtà che sta guardando? Guarda sia l'uomo, ma l'uomo è proiezione verso Dio, verso l'aldilà. Cioè la storia serve, sì, ma soltanto perché ti serve per prepararti per l'aldilà. Lui non dice, lui dice l'esatto contrario. Lui dice, attenzione, devi guardare all'uomo, ma volgendo anche lo sguardo al divino. Cioè realizzare nella storia quello che può essere già il messaggio trinitario, non c'è bisogno di aspettare all'aldilà, lo devi cominciare a fare qui. E qui è capovolto quella che è l'impostazione di Agostino, ma in certo qual modo va anche al di là dell'impostazione della scolastica di Tommaso. Allora,
La forza della proposta di Gioacchino è la sua capacità di riemergere periodicamente, torna quasi sempre, cioè ogni tanto ritorna Gioacchino e periodicamente, continuamente, dagli spazi profondi, per non dire dalle riserve del pensiero teologico, risiede proprio nel suo originario anticonformismo, nella sua antischematicità, nel recupero delle radici semplici e più vere della fede. Se volete, l'occhio critico e severo sulle deviazioni degli insegnamenti biblici, sulle cadute e le perversioni degli organismi istituzionali, sull'appiattimento conservativo degli studi teologici. È uno sguardo, non te lo sta dicendo espressamente, ma tu là dentro cominci a capire che quelle figure, che quei messaggi vanno in quella direzione. E questo non vale solo in quell'epoca, vale in tutte le epoche. Noi prendiamo Gioacchino, guardiamo oggi e possiamo criticare quello che oggi prevediamo nel modo di rapportarsi della Chiesa, nelle istituzioni ecclesiastiche, eccetera, eccetera. E anche nel piattume teologico. Noi non vi invito mai, entrate negli istituti teologici, nelle facoltà di teologia e vi rendete conto, per esempio, che se si leggesse Gioacchino forse si capirebbe che bisogna cambiare, che si tratta spesso e volentieri di studi che con la vita comune non hanno niente a che vedere, sono fuori. Sembrano come se operassero in un altro mondo. Tu dici, ma scusate, se voi dite queste cose alla gente che, non so, ponete un problema di bioetica e glielo ponete nei termini in cui lo ponete voi, quelli che vi trovate di fronte vi dicono, ma questo non è vero assolutamente niente, non mi interessa nulla perché la storia dice una cosa diversa. Il messaggio di Gioacchino è questo: guarda la storia e adattati alla storia, sempre avendo presente che c'è il messaggio divino, ma non pensando che la storia non abbia una funzione, perché tu qui la devi realizzare. Quindi significa stare al passo con gli studi teologici, non appiattirsi sulle istituzioni ecclesiastiche e così via. Che questa continua ad essere l'attualità del messaggio di Gioacchino. Allora, non stupisce, mi avvio alla fine, non è che non vi sto qui a tediare più di tanto, non stupisce che la direzione intrapresa dalla teologia già a partire dall'epoca di Gioacchino sia stata del tutto differente e che le nuove formazioni universitarie, cioè quelle teologiche, abbiano operato un confinamento sempre più accentuato degli ordini monastici nell'ambito della contemplazione mistica. Cosa stava dicendo Gioacchino? Dobbiamo prendere in considerazione il modo di vivere e di sentire dei monaci, ma non pensare, cioè quello non deve essere l'unico, quello deve essere un modello che deve essere adattato ai religiosi con il contributo dei laici, no? E invece che cosa fa la Chiesa a partire da lì? L'esatto contrario, cioè quello che era il patrimonio culturale di formazione che arrivava dai monaci, ogni tanto viene in mente il nome della rosa di Umberto Eco, quando fa, quello lì per intenderci, quello è il momento in cui si realizzano i contrasti anche all'interno dei tra francescani e così via. Ecco, lui dice una cosa diversa, lui dice attenzione, quello che avviene è l'esatto contrario, cioè gli ordini monastici vengono in qualche maniera smantellati, vengono meglio posti soltanto nell'ambito della contemplazione mistica e dall'altra parte invece si produce una formazione che è di tipo diverso, ispirata a quel modello di teologia che è il modello in realtà della scolastica filtrata successivamente da San Tommaso e quelli successivi. E neppure si deve meravigliare che si sia andata ampliando una catechesi che è compressiva, cioè che comprime la libertà di pensiero e di azione dei fedeli. Tutto deve essere preordinato, tutto deve seguire una strada. Tu non hai possibilità di riflettere, di critica, eccetera. E ancora che le sollecitazioni della storia siano state mistificate alla luce del necessario rivolgimento verso il mondo dell'aldilà. Cioè la storia va vista, non ti preoccupare se la vita ti va male, non ti preoccupare se non funziona niente, perché tanto tutto va nell'aldilà. Che era quello che Gioacchino non voleva, l'esatto contrario. Gioacchino dà un messaggio completamente diverso. Guarda che prima di tutto devi realizzare qui e poi anche lì, ma prima di tutto qui. Ora, all'abate calabrese si deve far risalire la consapevolezza di pensare storicamente la Trinità e trinitariamente la storia.
che non si traduce in una visione storicistica della Trinità, per intenderci, non alla maniera di Hegel o alla maniera, che ne so, dello storicismo classico, no? Tutto si riduce alla storia, non è questo, non si riduce tutta la storia. L'assoluto non è costituito da quello che avviene nella storia, quanto nel bisogno di rintracciare il dispiegamento del mistero trinitario nella realtà viva della storia. Quel mistero si realizza qui. Si tratta di un'intuizione che non confina il mistero nella sfera del trascendente, dove si rivela nel nascondimento, cioè nell'assenza, nel fatto che non si conosce, ma lo riporta alla vita concreta e ne auspica il compimento. Il rapporto tra la vita divina e la storia si delinea in maniera circolare, secondo un movimento che si muove dall'uno all'altra e ritorno, per andare, cioè, da ciò che è al di là della storia nella storia e dalla storia per risalire verso ciò che sta al di là e che lo supera. In questo senso la Trinità diventa il senso e la forza della vicenda umana, l'origine, il luogo e la meta della storia. Ora, la via dialettica della classicità si riveste, ed è questo che lo differenzia da San Tommaso, si riveste di dinamicità. La visione che dà San Tommaso, che è una visione trascendente, metafisica, è statica. È quello, l'essere qui e lì, è sempre quello. No, lui sì, dice così, ma quella classicità in realtà si sta rivestendo di dinamicità. Una componente dinamica che contrasta sia con il senso perenne dell'eternità di Sant'Agostino, sia con il paradigma della scolastica che è sempre dato dalla fissità. Il rapporto tra Dio e gli uomini in Gioacchino intraprende una direzione nuova, per nulla cristallizzato nella fissità dello spazio esistenziale, ma aperto alle dinamiche, ai mutamenti dell'evoluzione della storia. Per l'effetto si rinnova l'idea stessa del tempo, secondo un modello di continuità tra momenti diversi in un processo di interazione infinita, ed è questo che rende Gioacchino sempre attuale. Non è finito lì, non è quell'anno, non è quel mese, non è quella, ma in realtà è un tempo che fondamentalmente è un tempo che è un tempo infinito, un tempo che in realtà non si esaurisce. E la rappresentazione della storia mediante la divisione in tre epoche collegate alle tre persone divine stabilisce con assoluta immediatezza l'immagine di un sentiero che è privo di fratture. Tutto segue uno dopo l'altro, dove non matura alcuna forma di distacco, non c'è l'età del Padre, poi si distingue quella del Figlio, poi si distingue quella dello Spirito Santo, ma si collegano tutte l'una all'altro, una non annulla l'altra, né la sostituisce. L'età del Figlio non sostituisce quella del Padre, lo Spirito Santo non annulla o sostituisce quelle precedenti. E questo riguarda l'essenza del divino, che però, attenzione, non appare soltanto nel mondo dell'aldilà, ma in realtà si realizza nel rapporto continuo tra trascendenza e storia, nel rapporto tra vita e morte, nel rapporto delle azioni umane con il fine dell'essere. Cioè, che cosa sta facendo Gioacchino? Ti sta dando un'indicazione precisa. Tu vuoi avere la salvezza nel mondo dell'aldilà? Ebbene, per avere la salvezza nel mondo dell'aldilà devi passare dalla storia. E se passi dalla storia, guarda che le tue azioni sono azioni che devono essere proiettate verso la realizzazione dell'essere. Non possono essere distinte o separate, ma devono essere lì realizzate. Tu devi realizzare il mistero della Trinità nella storia e poi accedi nel mondo dell'aldilà. Cioè ti sta dando l'idea che quella di indicazione della teoria è una cosa, la prassi un'altra, penso una cosa e ne faccio un'altra, dico una cosa e ne faccio un'altra, non funziona. Gioacchino ti sta dicendo, tu vuoi la salvezza? Sì, ma non è che la salvezza, tu pensi, come dicevo oggi parlando di alcune persone, io prego, non so, gli ultimi 2 o 3 anni di accedo al paradiso. Magari ho ammazzato 500 persone, ho fatto il male di tutti, però accedo in paradiso perché faccio, non so, 2 anni di preghiere, di rosario e di ispirazione, no, capite? Là Gioacchino sta dicendo una cosa diversa, la storia è il punto di riferimento essenziale per accedere all'essere, all'infinito, perché la Trinità non è solo lì, ma il mistero trinitario prima di tutto lo devi realizzare qui. Il disegno della storia formulato da Gioacchino è dettato
da una visione apocalittica che aspira a tradurre nei fatti la profezia dell'avvenire. Quello che vi dicevo, guardo le concordanze, guardo al passato, mi proietto al futuro, ma vivo il presente. Il sacro non discende semplicemente nella storia, ma si ha prodiga per attuare la sua opera nella storia e incentivare la speranza della sua realizzazione nella realtà concreta. Ora, si paventa la possibilità del compimento della redenzione perché la presenza e l'azione di Dio costituisce un annuncio di salvezza che non si radica in uno spazio definito e neppure in un tempo stabilito, ma nel tempo della storia, qualunque esso sia. In un tempo, cioè, che finisce per essere qualsiasi tempo, in ogni tempo, non in un tempo determinato. E in questo modo si struttura l'unità dialettica del divino e anche la combinazione, i termini della combinazione tra divino e umano. Il Dio delle origini si manifesta in Cristo e proietta la verità nel mondo a disposizione dell'uomo, nella e per la storia, per poi sedimentarsi nello Spirito Santo in cui vive l'Eterno e si invela Dio fatto uomo nello slancio verso ciò che sarà. Ora, questo è il segno della modernità classica di Giochi. Lui è un moderno, sì, ma nel solco della classicità, che in realtà finisce per risiedere nella potenza di prefigurazione dei tempi futuri, sempre. Non di un tempo preciso, ma di qualunque tempo. Proprio per questo la sua opera è stata assunta come strumento di interpretazione dei passaggi di epoche, passando da un'epoca all'altra. Oggi, per esempio, molti riprendono Gioacchino per, non so, spiegare i processi della postmodernità, no? Il passaggio epocale da una parte all'altra, la complessità della postmodernità e richiamo il pensiero di Agostino. Ora, in realtà, il problema che pone Agostino è un segnale, un messaggio per ognuno di noi che vive nella storia, e per altro verso la necessità, in un certo qual modo, un segnale, un messaggio che va alla teologia la possibilità di incorrere nel rischio dell'allontanamento dalla realtà terrena e quindi di dire alla teologia stai attento perché devi essere sempre al passo con la realtà terrena. La carica apocalittica crea una griglia di adattamento sempre al nuovo e una finestra aperta al dialogo con l'alterità. E questo dovrebbe servire in un mondo come quello di oggi, in cui l'altro viene visto come qualcosa che deve essere abbattuto, eliminato, escluso, eccetera. Nell'ottica di Gioacchino questo non esiste. Non esiste l'alterità come qualcosa di estraneo. L'alterità è parte, anzi parte importante della vita comune, della vita collettiva. E in realtà gli consente la visione apocalittica di Gioacchino di imporsi, di incontrarsi con i cambiamenti imposti dalle fenomenologie sociali, fa scoprire punti di contatto e di intersezione con gli approfondimenti teologici che sono provenienti da altre religioni, perché per lui non esiste lo scontro delle religioni, ma esiste la possibilità di incontro tra le religioni, esiste la necessità di dialogo tra le religioni. Quindi capite bene che un messaggio come quello di Gioacchino è un messaggio fortemente moderno, fortemente attuale, perché può essere utilizzato e deve essere utilizzato per l'interpretazione della storia, ma anche per dare segnale su come muoversi nella storia, al passo con il nuovo, al passo con l'altro, senza porre distinzioni tra religioni, senza cercare, che non vuol dire non avere le proprie idee religiose o la propria fede, non è quello il problema. Lì non è il mettere in discussione la propria identità religiosa, ma è quello di mettere in discussione quello che può non funzionare nella propria identità religiosa, ma che nasce solo dal contatto con gli altri. Se nasce il contatto con gli altri, sono in grado di capire quello che effettivamente rappresenta la mia identità. Perché è necessario, secondo Gioacchino, che l'aldilà si radichi nella storia. E la storia, che deve essere vissuta sempre, e qui si utilizza un termine che spesso viene utilizzato male, come diaconia, cioè come servizio. La storia vissuta come servizio è ciò che favorisce la conversione dell'uomo verso la verità. Quello che fa Gioacchino è di indicare il cammino, di imprimere il movimento, ma la meta ultima è quella appunto rappresentata dalla verità.
è quella verità che si riesce però a realizzare, a raggiungere, anche soltanto attraverso la storia. Io qui mi fermo, spero di non essere stato troppo prolisso. Non credo proprio, anzi, sono stati dei temi talmente coinvolgenti che già la prima domanda è arrivata durante la cosa. Nel frattempo che faccio riposare la voce del professor Cepo, saluto il sindaco e ringrazio per la sua presenza. Chiedo Bagnano, ma compleanno tutta la figlia. Ah, ma la figlia c'è anche a voi. Grazie. Facciamo i lavori sempre. Buonasera a tutti. Sì, ho fatto i salti mortali per essere presente, ma ci tenevo per la stima e l'amicizia sincera che mi legano a Gianni e perché mi piace il taglio culturale che da subito l'associazione Biblioteca Pietro De Seta intende dare al proprio agire. Si capisce che si cerca di volare alto e è il territorio adatto, perché Fuscaldo da sempre è cultura. Il professore avrà notato che quest'uditorio era un uditorio attento, che l'ha ascoltata in religioso silenzio quando era il caso, ma è stato anche collaborativo, partecipante, viceversa, sempre quando è stato il caso. Anche la domanda che era stata effettuata, che era nata quasi spontanea dal pubblico, era una domanda calzante e che era al passo con quello che era il discorso che si stava effettuando. Quindi io non vi tedio oltre, vi lascio chiaramente la parola per eventuali domande nei confronti del professor Scepo, che saluto e ringrazio. È stato interessantissimo ascoltarla. Mi dispiace essere arrivato al discorso già iniziato, però per quello che ho sentito. Ho messo solo la mia introduzione, quindi non ti sei perso. Mi dispiace anche quello, Diego, onestamente. Tanto tempo che non ti incontro, quindi mi dispiace. Quindi lascio la parola a voi e continuate così. E come ho detto già, il giorno in cui è stata inaugurata praticamente questa associazione, tu non c'eri, c'era tuo padre, continuate così perché da parte dell'amministrazione avrete comunque pieno sostegno e da questa parte c'è e ci sarà un'amministrazione amica. Buonasera a tutti. Grazie. Ringrazio ancora il sindaco. Ecco, la domanda, dicevo appunto, molto sentita, è stata bella perché è vero, in effetti noi trattiamo magari Gioacchino da Fiore, non lo conosciamo come dovremmo, forse diciamo una piccola autocritica, però lo sentiamo, quindi in quanto conterraneo, in quanto calabrese, in quanto appunto, cioè, se ci potesse essere una prima domanda, potrei fare io, provocatoria, quanto c'è, di poter definire Gioacchino da Fiore un cristiano senza chiesa? Sì, è troppo provocatoria come domanda, oppure possiamo andare oltre come andava lui e dire si potrebbe definire così oppure? La risposta cioè, è semplice, ma per modo di dire, nel senso, cristiano senza chiesa, pensare che lui sia contro la chiesa, no. Lui non ha queste, lui l'idea che ci sia la necessità di una istituzione, cioè vorrebbe una chiesa diversa, questo sì, cioè lui lavora e si muove per avere, per ottenere possibilmente una chiesa che sia differente, che abbia delle caratteristiche diverse, che sia per certi versi, come dire, più vicina, cioè, ma non neanche più vicina alle origini, che sia in realtà più espressiva di quello che è il vero messaggio della religione, che è un messaggio che lui continua a sottolineare, un messaggio trinitario, non è un messaggio in cui gli elementi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo devono essere considerati come il tutt'uno di un determinato modo di rapportarsi. Però questo, l'altro elemento che lui mette in via, che io ho cercato di mettere in evidenza alla fine, questo richiamo non deve servire a, come dire, ad un'opera di rassegnazione degli uomini. Cioè gli uomini si devono rassegnare a tutto quello che arriva nella storia, perché tanto poi tutto avverrà in un altro mondo, nell'aldilà. No, non è questo. Si dice quello che deve avvenire anche e soprattutto e prima di tutto all'interno della storia. E quindi è lì che bisogna impegnarsi. Ma bisogna impegnarsi sia coloro i quali credono in quella che è la fede, hanno la fede,
ma sia coloro i quali organizzano. Quindi questo messaggio vale per tutti, coloro i quali fanno parte di questo, di questa sorta della massa e della comunità dei fedeli, da qualunque parte arrivi. Quindi da questo punto di vista è un messaggio che continua ad avere una sua rilevanza, una grande attualità. Forse ci sono io una domanda. Altre domande. Allora, è rivolto al professore, ovviamente, perché tra l'altro lei parlava. Presente. Ah sì, lo c'è, presente, va bene. No, non mi presento come scrittore, allora Riccardo Cristiano. Riccardo Cristiano è uno scrittore che in questi giorni presenterà anche l'Africando il suo libro La Compagnia del Lupo. Era una delle menti pensanti dell'associazione, un giornalista serio e credibile. Io ti ringrazio Gianni per quello che hai detto, non mi voglio nemmeno inerpicare sulla questione del libro, perché in realtà ho pure citato Gioacchino da Fiore di Perfigurato, ne abbiamo parlato prima, ma mi interessava il discorso che ha fatto il professore poco fa, perché nell'ottica della salvezza, se vogliamo, che deve essere comunque un cammino personale. Tra l'altro, se prendiamo spunto dai culti orientali, si parla del qui e ora, quindi del vivere il presente, perché il passato non lo possiamo cambiare, il futuro non lo conosciamo, quindi di conseguenza dobbiamo per forza vivere il presente. Il messaggio di Gioacchino, almeno da quello che è emerso dalle sue parole, che è stato interpretato anche a sproposito da altri, perché lo vogliono salvatore dell'umanità, lo vogliono salvatore della Chiesa e non solo, può essere, come ha detto prima lei, anche paragonato un po' a Tommaso Campanella, perché Tommaso Campanella lo ha vissuto proprio sulla propria pelle, il fatto dell'essere imprigionato, dell'essere considerato eretico. Però alla fine il discorso è quello che poi ci siamo detti, che è un discorso molto evangelico e cristiano, inteso nel senso proprio di quello che ha voluto comunicare Cristo col Vangelo, e anche quello è stato interpretato a vario titolo. Però alla fine, se la salvezza deve arrivare, non deve arrivare da fuori, deve arrivare da noi, da dentro, nelle nostre opere quotidiane, tutti i giorni, senza chiedere ad altri di riformare qualcosa, ma riformarci noi primi. Quindi siamo noi, alla fine, il cambiamento che Martin Luther King disse, vogliamo vedere nel mondo. Quindi se non siamo prima noi a fare il primo passo verso la salvezza, come pretendiamo che la salvezza possa arrivare? All'alto, questo forse è il messaggio che ha lanciato Gioacchino, sì, e che penso anche lei questa sera abbia un po' divulgato, sì, a tutti. Quindi io vi ringrazio e passo la parola al professore. Sono d'accordo. L'unico difetto che è che proviene dalla Lamezia, ma cioè, ma sono stato adottato nel cosentino. Sto scherzando. Scherzo, assolutamente. Sa bene, io ho detto prima, io sono stato residente alla Lamezia per 13 anni, quindi non parlerei mai contro nessun calabrese, per dire la verità, che è una cosa che odio, capisco il campanilismo, ma basta. Cioè, io sono abitato 3 anni in Piemonte non ho un'idea nemmeno delle differenze che c'è, non tra Catanzaro e Cosenza o Reggio, tra Catanzaro e Taranto, tra Catanzaro e Matera, cioè molto, ma è vicino a Lecce, no? Guardate che sono due cose completamente diverse, perché nella mentalità spesso del settentrionale c'è il meridionale, non c'è neanche il calabrese o il siciliano, il meridionale è come se fosse una struttura unica, che è assolutamente sbagliata, perché ci sono le Calabrie, le Puglie, le Sicilie, quindi figuriamoci. Questo è per dire, io sono contrario a queste cose. Però sono d'accordo con lei, cioè il discorso è il messaggio di questi innovatori, di questi rivoluzionari, va in questa, rivoluzionari sotto il profilo proprio delle idee e del pensiero, va proprio in questa direzione. Cioè di non pensare che le cose possano venire da fuori o venire dall'alto. Noi dobbiamo dare il contributo, innanzitutto dare il contributo a noi stessi per quello che vogliamo realizzare. E possibilmente le innovazioni che devono essere effettuate, i messaggi che vengono effettuati e che sono partono da questi qui, da Gioacchino, da Campanella e da altre, ma insomma da Telesio, ce ne sono tanti, perché Campanella non è che ha una sua retroterra che è calabrese, anche di filosofi calabresi precedenti. In realtà è quello che viene indirizzato alle istituzioni, per dire che le istituzioni devono cambiare, modificarsi, adattarsi ai tempi, anche per consentire
a ognuno di poter realizzare il proprio percorso di salvezza, possibilmente senza rimanere chiusi, quindi senza pregiudizi ideologici, senza pregiudizi operativi. Questo è il discorso di fondo e su questo siamo perfettamente d'accordo. Prima parlavamo di Campanella, visto che è di Lamezia, il Campanella, la formazione, a parte la formazione, ce l'ha utilizzando Telesio e le opere di Telesio, che non è da poco. Ma oltretutto Campanella parte del suo bagaglio culturale lo realizza proprio a Lamezia, perché a Lamezia in realtà lui è la, se lei conosce Lamezia, la chiesa di San Domenico, è da quelle parti che c'era il luogo dove appunto Campanella risiedeva. Molte delle sue attività, delle sue della sua formazione, è una formazione di grande respiro, ma fatta in un'ottica che è quella di un mutamento, di un cambiamento, che sia un cambiamento generalizzato, in cui le istituzioni devono semplicemente agire per favorire questo percorso, che è un percorso di salvezza, ma un percorso di salvezza che non può essere un percorso definito o ben determinato, e che si deve radicare nella storia. Perché poi in un modo o nell'altro tante cose, solo che tutto ciò viene in qualche maniera, si cerca di, come dire, di comprimerlo, no? Non di realizzare. Bene, non so se posso Filomena. No, c'è la Ah, c'è la Sofia, scusa. Tu no. Lorenzo, tu presidente del Museo Pascale di Guardia Piemontese. Un elettrico intellettuale. Grazie, sembra troppo buono. Sono il responsabile del Museo di Storia Valdese di Guardia Piemontese. Mi devo riprendere, quando ha parlato di agonia e di non violenza, un primo veramente, perché forse queste cose poi le dico in prima persona. E per un lato consentito a questa parentesi, immaginiamo che oggi nel mondo a posto di Putin, Biden, Netanyahu ci fossero Gioacchino da Fiore, Cassiodoro o Federico II, che cosa sarebbe? Vabbè, lasciamo. Allora, io dicevo, sono responsabile del Museo di Storia Valdese. Quotidianamente, con circa 7.000 presenze che abbiamo al nostro museo, ci imbattiamo con un Gioacchino da Fiore, l'assonanza, l'affinità dei valdesi. I valdesi furono sterminati non per diversità religiosa, è stato un pretesto politico, economico, ma soprattutto perché anticipavano troppi tempi. Se voi pensate che un motivo più alto dell'eresia dei Valdesi è perché Pietro Valdo ha fatto un dottorato per la Bibbia è addirittura in mano alle donne. Noi dovremmo aspettare Lutero, 1517, che comincerà un processo, ci vorranno 100 anni ancora di guerra, di esodo, perché la Bibbia possa andare in mano alle persone. Quindi i Valdesi furono sterminati perché anticipavano prevalentemente i tempi. Però, professore, come diceva lei, oggi noi non possiamo prescindere da Gioacchino da Fiore. Se tocchiamo argomenti religiosi, storici o filosofici, non possiamo prescindere che la storia è fatta di Gioacchino da Fiore, tutto il percorso, a parte l'interpretazione che vogliamo interpretare come vogliamo, ma da Giambattista Vico a Engel, a Nietzsche, a Marx, fino ai giorni nostri, i Gramsci, tutto si rifanno a Gioacchino da Fiore. Allora, visto questa realtà, mi chiedo, una domanda un po' persona non accademica. Secondo lei, oggi non siamo ancora di interpretarlo o ancora è scomodo? Perché dobbiamo aspettare l'associazione di Pietro De Seta che faccia un convegno e Gioacchino da Fiore, quanti che l'ha preso, ma quanto europeo, perché anticiperà la storia del Rinascimento, se non l'Illuminismo. Io credo che sono il germoglio dell'Illuminismo in Gioacchino da Fiore. Allora, sì, l'idea della modernità, è lì c'è l'origine della modernità. Ma una modernità non... Ho capito, perché allora ancora oggi, cioè se parliamo della Montessori, di Benedetto Croce, ognuno di noi è capace di dire qualcosa, perché di Gioacchino da Fiore ancora abbiamo paura di parlare? Sì, va bene, ok. Cioè, grazie. No, ma capisco... capisco la domanda. Io non penso al fatto che sia scomodo. Io penso che per molti di questi personaggi si è creata una sorta di direzione verso la quale si è andati per cercare di
sminuire il messaggio che è stato trasmesso. E nel, Gioacchino Fiore non è mai diventato, non è mai stato beatificato, nessuno, cioè, non so se forse una proposta è stata fatta una decina d'anni fa. No, non sono le condizioni perché lo faccio. Non c'è, perfetto. Perché in realtà il processo che si è andato creando è un processo in cui si è cercato di sminuire quello che è il suo messaggio. Perché è un messaggio che è sempre dirompente, sempre. Cioè, se io prendo oggi Gioacchino da Fiore e lo adatto a quella che è la realtà di oggi, mi rendo conto che il messaggio Gioacchino da Fiore sta andando in una direzione completamente diversa per quella che è la realtà del tempo. Cioè, una, per esempio, un'operazione fatta, operazioni politiche fatte per la compressione del rapporto con gli altri, cioè il non riconoscimento dell'altro, il non riconoscimento delle religioni degli altri, oppure l'idea che le altre religioni abbiano qualcosa che non deve essere preso in considerazione, la mancanza di pace, perché lui lavora e afferma in maniera precisa l'amore, la solidarietà, la pace, cioè dove sono tutte queste cose al giorno d'oggi? Cioè come fa una, la politica a poter concepire una... È chiaro che il messaggio che dà è un messaggio dirompente, e tutte le volte in cui ci sono messaggi di questo tipo, che tra l'altro vengono dati in una maniera un po' oscura, quindi in una maniera non a diretta, cioè non c'è un saggio che è stato scritto dove io ti dico cosa devi fare, ma attraverso una serie anche di raffigurazione, è chiaro che questo messaggio è un messaggio che non fa piacere, che non si vuole tenere un po' distante, se sì, si riprende su un piano dello studio, perché così gli studi gioacchiniti sono studi che c'è il centro studi di San Giovanni in Fiore, sono gli studi gioacchiniti, che è operativo da 40 anni, 50 anni, non so quant'è, ma insomma che fa fatto per congressi internazionali per anni e anni, ma in realtà è uno studio accademico, è uno studio teologico, ma neanche teologico, attenzione. È uno studio che è di tipo teologico da parte di alcuni che si interessano di questi, che sono ultimamente uno di quelli, a parte Massimo Iritano, mi ricordo, c'è uno storico di Soderato, Federico Misticò, che ha tradotto, io non so come ha fatto, dovremmo essere tutti grati, che non so in quanti anni ha tradotto alcune opere di Gioacchino da Fiore con un impegno straordinario, ma che è passato sotto silenzio, nel senso che nessuno ne tiene conto. Perché è uno scomodo, è un personaggio scomodo ed è uno che non si vuole rimettere in circolazione perché le sue idee sono idee che potrebbero creare in un certo modo ancora oggi un po' di scompiglio e quindi si comprende che viene lasciato un po' da fare. Il discorso sul calabrese, cioè in Calabria viene ricordato poco, non lo so, anche qui sul discorso della Calabria ci sarebbe un po' da soffermarsi un po', nel senso quello dipende forse anche da noi, che abbiamo, non ci siamo vergognati, no, nessuno si è mai vergognato di nulla, però forse non abbiamo in maniera doverosa esaltato quelle che sono le nostre qualità e le qualità del nostro sapere, e su molte cose in realtà noi molto spesso abbiamo glissato. Anche sull'opera di Campanella, spesso e volentieri si prende la Città del Sole, ma in realtà non è la Città del Sole Campanella soltanto. Telesio, quanta gente conosce realmente Telesio, se non gli studiosi di Telesio o a Cosenza, coloro i quali per esempio si sono soffermati su Telesio e così via. Cioè lo stesso vale anche per Gioacchino da Fiore, cioè sono Cassiodoro, un altro di quegli autori che non sono mai stati... ecco, il compito forse di tutte queste, di questo processo culturale che noi stiamo mettendo in campo, che abbiamo cercato di mettere in campo, forse potrebbe andare in questa direzione. Io dico che da questo punto di vista, per esempio, questa è una cosa che ho sempre detto, le nostre università, visto che noi oggi abbiamo tre università, abbiamo Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, le nostre università dovrebbero fare questo tipo di operazioni. In molte case vengono fatti, però spesso e volentieri rimangono, come dire, circoscritti sul piano strettamente accademico, no? Lo scambio tra accademie, eccetera, eccetera. C'è questo qualcosa che invece deve essere. Una cosa voglio dire sul discorso dei valdesi. Sono d'accordo con lei. L'ho detto che un po' di anni fa ho partecipato a questo incontro, proprio sull'eccidio dei valdesi di Guardia Piemontese,
in Calabria, perché la Calabria... Sì, in Calabria, no, ma lì, no, lì era, no, quello era su, proprio su Guardia Penale, non è sulla Calabria in generale. Però, per esempio, anche questo è uno di quegli argomenti su cui forse sarebbe il caso di soffermarsi. E di, perché, per esempio, mi ricordo, allora ci fu, forse era Monsignor Cantisane, che aveva fatto una sorta di atto di contrizione e che aveva chiesto perdono, forse per i Valdemai, in un'epoca, forse quando andava di moda di chiedere perdono. Però è uno di quegli altri episodi, di quelle pagine della nostra storia che forse sarebbe il caso di approfondire, ma di approfondire anche per comprendere la grandiosità di questa terra, perché questa terra ha delle grandi anche delle grandi capacità, che è quello di riuscire a svolgere un'attività di integrazione e di essere di riuscire a stare in comune. E anche quell'episodio, che è la dimostrazione dell'esatto contrario, però deve servire per capire come bisogna andare in una direzione diversa, che si può andare in una direzione diversa e che noi abbiamo questa grande capacità, abbiamo questa multietnicità, multipolarità, che possono essere un patrimonio della nostra terra. Ma questo patrimonio può essere tale se riusciamo a fare i conti col passato, se riusciamo a fare i conti con la nostra storia. Se ci riusciamo, forse qualcosa può essere costruito. Comunque Guardia è stata riconosciuta città europea della riforma. Ma io vi ripeto, io sono stato, quando ero andato in Piemonte, sono andato a Torre Pellice, in questa sede, in realtà, la valle dove c'è questa bellissima facoltà. Eravamo più avanti in Calabria. Io lì mi sono reso conto quando sono venuto dalla Calabria, perché insomma io ero andato come calabrese, quindi cercando di chiedere, io mi sono reso conto che molti di loro non sanno, quasi sono meravigliati, come dicono, sono pure dei valdesi in Calabria. Non poco, a parte che non sono poco, ma al di là di questo, guardate che c'è una storia molto precisa sui valdesi in Calabria. Quindi questo deve servire anche a noi come monito. Un tentativo nel nostro fatto, è stato fatto. Non so se Filomena. Prego, scusa. Grazie. Deve passare per forza. Allora, innanzitutto, se spero sia corretta una riflessione su questi fraintendimenti, rimaneggiamenti delle profezie o comunque degli scritti di Gioacchino, probabilmente stanno anche nel linguaggio, ce lo siamo detti all'inizio, che lui utilizzava un linguaggio misterioso come quello che lei diceva dei proverbi, è un linguaggio che utilizzava simboli, no? Perché tutto il linguaggio medievale, no? Anche quello figurativo, era un linguaggio ricco di simboli, dove il rapporto tra il significante ed il significato, lei professore lo sa meglio di me, me lo insegna, non è sempre diretto. E quindi oggi anche un simbolo dell'arte medievale si può prestare a delle diverse interpretazioni. E quindi probabilmente con Gioacchino è successo anche questo, fino ad arrivare a questi rimaneggiamenti veramente vergognosi, perché andare a collegare Gioacchino al nazismo, al fascismo, anche ad altre teorie mi sembra veramente vergognoso. Allora, io ho due domande. Lui a un certo punto, con il suo monasterium, immagina una società religiosa. Parliamo di Gioacchino come teologo, innanzitutto. Io credo che la sua caratteristica di profeta si veda anche in questo, perché lui, nell'immaginare questa società religiosa, questo monasterium divisa in oratori, immagina anche questo oratorio costituito soltanto da laici, nel suo caso di coppie coniugate, ovviamente. Ed è una vera rivoluzione di quel tempo. Non so, ecco, volevo chiederle se lei vede in questo anche il Gioacchino veramente profeta, non visionario come alcuni, perché all'epoca certamente i laici non avevano un ruolo, come poi nel tempo è accaduto. Poi, l'ultima, considerate le tre età di Gioacchino, noi quale età stiamo vivendo o quale dovremmo vivere?
E se di questa età, se è quella dello spirito, ci può dire qualcosa in più di bello oltre alla diocomia? Che cosa per noi? Grazie. Ormai non giovia. Allora, se uno dovesse stare a guardare quello che dice Gioacchino, noi dovremmo vivere la terza età. In realtà dovrebbe essere quella che è la terza età, cioè l'età dello Spirito Santo. Perché quella del padre si è già determinata, quella del figlio si è realizzata e siamo proiettati nella terza età. E le indicazioni che lui dà sono indicazioni precise, perché il fatto di considerare che la terza età è l'età dello Spirito Santo, quindi l'età dell'amore, e in realtà deve essere tutto ispirato in quel senso, tenendo conto del fatto che il messaggio che arriva dal padre e che passa attraverso il figlio che è arrivato sulla terra, il Cristo che è arrivato sulla terra per la liberazione dell'uomo e per la salvezza dell'uomo, dovrebbe portare in quella direzione. Quello che richiede un'età, l'età dello Spirito Santo, l'età della pace, è l'età della sicurezza, è l'età della solidarietà, è l'età dell'amore. Quello dovrebbe essere. Allora lei mi dice, noi stiamo oggi vivendo l'età dello Spirito Santo. Cioè, se vuole che le dia una risposta, tutto mi sembra tranne che l'età dello Spirito Santo, per certi aspetti. Però non è un'età che, come dire, ha delle caratteristiche che sono immobili. Come diceva prima che era intervenuto il nostro amico Lamitino di origine, in realtà, veramente con affetto, in realtà quello che viene richiesto è l'impegno. Cioè l'impegno è l'impegno in quella direzione. Cioè quel messaggio lì è un messaggio in cui noi dobbiamo cercare di rendere la Trinità come qualcosa che appartiene alla storia. E quindi deve caratterizzarsi per quegli aspetti lì. E in quegli aspetti lì ci deve essere anche il contributo delle attività, delle istituzioni ecclesiastiche. Allora, quella idea di organizzazione che ha Gioacchino è un'idea che nasce dal fatto che a un certo punto, nella prima età, forse è necessario che ci siano i monaci, cioè la presenza che sia molto rigida, molto chiusa, molto bene. Poi c'è la necessità che ci sia l'allargamento anche, e quindi non solo, ma c'è anche la vita contemplativa, e quindi non solo quella mistica, eremitica, eccetera. La terza età è l'età in cui c'è il contributo dei laici, non può non esserci. E allora lui già dà un'indicazione lì di come si può organizzare. Cioè si può organizzare, sì, il contributo dei laici non viene considerato come decisivo, viene considerato un po' come qualcosa collaterale, però ci vuole. Perché in realtà quello è il modo di comprendere come determinati elementi della storia possono intervenire per poter realizzare quello che è il messaggio di Cristo. Quindi Gioacchino sta dando delle indicazioni precise. Il punto è quante di queste cose sono state apprese, quante sono state realizzate. Ben poco di tutto quello. Il Vaticano II più o meno si è aperto. Sì, anche lì il Vaticano II si è aperto, ma anche lì con quante difficoltà che sono avvenute, quanti ritorni indietro che ci sono stati. Non voglio interessare su alcune cose che sono accadute dopo. No, ho delle idee un po' forse che sono un po', come dire, non contraddittorie o contrastanti o anticonformisti. Però io su alcune, per esempio, figure che sono state esaltate negli ultimi decenni, io non sono così convinto che vanno esaltate, perché in molte circostanze si sono fatti molti passi indietro che sono stati trasfigurati da elementi puramente estetici o esteriori. Ci sono per esempio alcuni papi che sono stati esaltati più di altri, e magari invece forse si dovrebbe valutare il contrario nella valutazione delle cose. Tanto per dire, ci sono dei papi che sono stati considerati come i fautori di chissà quale momento, invece sono stati fautori di un conservatorismo ancora più spinto. Cioè, non voglio entrare lì, però l'idea è che la direzione che indica Gioacchino è la direzione che bisogna in qualche modo cercare di adattare, queste cose a quell'obiettivo. Il problema a cui dovrebbe pensare la teologia, le istituzioni ecclesiastiche e quindi anche poi di conseguenza anche i singoli cristiani è che quello è l'obiettivo, ma è un obiettivo che passa da qui, passa dalla terra, non è soltanto lì, passa da qui.
e quindi se passa da qui deve avere tutte quelle implicazioni. E se io voglio un mondo fondato sulla solidarietà, sulla pace, sull'amicizia, sull'amore, capite bene che tutto viene di conseguenza nei rapporti con la religione, nei rapporti con gli altri, nei rapporti personali, nei rapporti sociali, nei rapporti politici, nelle attività che secondo me compiono ogni giorno, per intenderci. L'accettazione, c'è la tolleranza, sì. È la tolleranza. Io non sono molto d'accordo sulla tolleranza, attenzione, l'accettazione, neanche non lo dico per questo motivo. Allora, la tolleranza è, guardate, la tolleranza, l'idea di tollerare, rispetto. Tollerare vuol dire sopportare. La tolleranza, c'è questa, la famosa lettera sulla tolleranza, cioè, parte da un presupposto, cioè che io in realtà sono in una posizione di supremazia e in qualche maniera mi abbasso e mi adatto ad accettare quello che... Ma è un'accezione che stanno usando. Che però è, ma infatti, che ma non va bene. Sì, io sono d'accordo che non va bene. Cioè, filosoficamente la tolleranza è una cosa... Il senso di solidarietà, il senso di rispetto, il senso di reciprocità sono due cose diverse. La tolleranza significa che io ho una cosa che il mio malgrado subisco, nonostante poi non è che mi fa molto piacere, tanto per intenderci. Cioè io tollero per esempio i maltesi, come per dire, ci sono, vabbè, vediamoli per quello che sono e li tollero. Però è il senso proprio della reciprocità, esatto. Della solidarietà, dello stare insieme, della comunitarietà, cioè sono tutti elementi che, guarda, vi dico un'altra così che tanto per capirci perché io non accetto, è come quando si parla del bene pubblico, dell'interesse pubblico. L'interesse pubblico non è il bene comune, stiamo molto attenti, Il bene pubblico, l'interesse pubblico è il bene, l'interesse dell'istituzione pubblica, del soggetto pubblico, che non è detto che coincida col bene, può coincidere, ma non è una cosa. E l'obiettivo però della politica, perché la politica, attenzione, qui c'è il sindaco, la politica c'è proprio una concentrazione. No, la politica, no, ma voglio dire, io no, la politica, una battuta, però attenzione che abbiamo parlato di Trinità, ci sono tre sindaci, cioè. No, vabbè, la politica, attenzione. La politica la politica, attenzione, non è una cosa di cui si. Innanzitutto io diffido sempre di coloro i quali parlano della politica. La politica è qualcosa che è necessaria, ci deve essere. Assolutamente. Che sia chiaro, cioè non possiamo. Il punto è come si fa politica e come si vive la politica, che poi non riguarda solo chi gestisce l'istituzione, ma riguarda tutti noi. Cioè il termine originario di politica ha a che fare con la polis, no? Cioè colui il quale abita la polis, quindi vale per tutti quanti. Quindi ognuno di noi fa politica nella sua attività quotidiana. Però il punto è cos'è che la modernità ha contrabbandato? La modernità ha contrabbandato quest'idea del bene pubblico, dell'interesse pubblico, come se fosse l'interesse della comunità. Non è vero nulla, ma perché la modernità che l'ha costruita in una certa maniera. La modernità ha costruito Stato e società, o Stato e comunità, come due cose distinte e separate. Quello è il problema. Quindi se non si esce da questo, come dire, da questa sorta di paradosso, anche di contraddizione, non ci può essere, possiamo fare tutte le riforme che vogliamo. Il problema di fondo è che, alla resa dei conti, quello che dovrebbe essere l'obiettivo, sarà utopico, ma questo dovrebbe essere, o meglio, attenzione, perché la filosofia l'ha costruito questo percorso, non è che è nato per caso, è costruito, giusnaturalismo classico moderno, da Hobbes, se volete da Machiavelli in poi, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau costruiscono questo modello di politica, ed è un modello in cui Stato è una cosa e società è un'altra, quindi non c'è niente da fare. Allora, e lo stesso vale per la tolleranza. La tolleranza è qualcosa che è il nascondimento di quello che dovrebbe essere, perché la normalità dovrebbe essere l'accettazione reciproca, la reciprocità, la solidarietà, eccetera, eccetera.
E lo stesso vale per il resto, lo stesso, il bene comune è l'obiettivo che si realizza attraverso degli strumenti. Quali sono gli strumenti? Le istituzioni, perché non è che possono realizzare, no, le deve realizzare, devono realizzare le istituzioni comuni. Sì, ma è la concezione della modernità. La modernità è concepita così. Ora non voglio fare la lezione di filosofia del diritto, ma insomma, se voi mi prendete attenzione, tutto quello che scrivono questi autori, Hobbes, Locke, non so, sono tutte invenzioni, cioè se sono inventate loro queste cose. Non è una cosa reale, lo stato di natura, il passaggio col contratto sociale, ma quando mai? Non è mai esistita tutta questa roba. È stato fatto con un motivo molto semplice, che era quello di mettere un soggetto, che era lo Stato, in una posizione di supremazia fine. Cioè, quello era l'obiettivo. È stato capovolto quello che era il processo della classicità. Quello che è il processo che va dal mondo greco, al mondo romano, latino, che avviene con Sant'Agostino, San Tommaso, eccetera, fino a quando comincia, prima Bodin, prima ancora Marsilio da Padova, Machiavelli, piano piano, e poi si arriva a questi autori, no? Ma tutto se lo stato di natura non c'è mai stato, mai, non è mai esistito lo stato di natura, quando mai? Se voi leggete Hobbes, Locke, Rousseau, ve lo dicono, lo stato di natura, Rousseau tra l'altro lo dice in maniera espressa, lo stato di natura non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai, è una però un'invenzione che mi serve per giustificare quello che io ora vi porgo. E cos'è che lui stava porgendo? Stava porgendo la costruzione di uno Stato e ti dice nel contratto sociale, attenzione, guarda che ci sono le catene del potere. Tu pensi che io, se voi leggete prima, i primi due periodi del contratto sociale, io non vi voglio liberare dalle catene del potere. Io semplicemente vi voglio fare capire che quelle ce le avete, ve le dovete tenere, vi servono e vi spiego perché. Capito? Quindi è quello il sistema che è stato costruito, il contratto sociale. Ma quando mai c'è stato un contratto sociale? Non è mai esistito. Il passaggio dallo stato di natura, lo stato di società, gli uomini che si mettono insieme, poi passano, sono tutte invenzioni. Però è stato costruito quel modello della politica e noi con quello facciamo i conti. Spetta a noi cercare di capire quel modello, come renderlo il migliore possibile. Questo è per intenderci. Ecco perché non ero molto d'accordo sull'idea di tolleranza. Basta, ne certo. C'era un'altra domanda, non lo so. Prego. Presidente, visto che lei è avanti in causa, se posso scegliere nella Trinità, scelgo lo Spirito Santo, perché in questo momento, sì. Mi tocca avere il figlio, anticipato, lo Spirito Santo, perché chiederei un aiuto, un'ispirazione per intrufolarmi in questo meccanismo straordinario che il professore, con grande abilità, grande capacità, oggi ci ha offerto. E ci ha fatto sentire veramente piccoli, anche se abbiamo fatto ricorso agli studi liceali, però ecco, ci siamo resi conto che c'è tanto da approfondire. Caro Presidente, oggi la persona più felice in questo momento è tuo nonno. Perché avete inviato questa prima manifestazione dell'associazione aprendo un ragionamento su Gioacchino da Fiore, che abbiamo, come dire, avuto conferma dell'abile, diciamo, disquisizione del professore, rappresenta una piattaforma di ragionamento, di discussione, che dal 1200 ad oggi, per 8 secoli, 9 secoli, è attuale. Perché nei ragionamenti del professore, ecco, veniva fuori anche l'attualità che viviamo, le difficoltà a livello mondiale, le guerre, queste perplessità che esistono, i problemi religiosi, la striscia di Gaza, cioè quello che ha detto, io lo cercavo di attualizzare. E allora ecco, avremo veramente bisogno di questo spirito profetico per cercare di capire
dove andremo, visto la povertà culturale che purtroppo aleggia in tutti gli ambiti. E allora cerchiamo di lasciare un segno, Presidente. Questa piattaforma di Gioacchino da Fiori, lasciamola aperta. Diamo un segnale, anche qui, dalla vostra associazione, che possa essere, diciamo, conosciuto e approfondita questi studi che sono stati fatti, così contrapposti, che si possa lasciare anche un'intitolazione a uno spazio pubblico per far capire al giovane, al ragazzo, al fuscaldese, Gioacchino da Fiore chi è, perché è stato, diciamo, dedicato questo spazio, un'iniziativa, qualunque altra cosa, proprio per sollecitare l'approfondimento di questo grande abate che ha fatto, diciamo, ha lasciato uno spazio tuttora aperto. Io ho avuto la fortuna di avere dei presidenti in provincia che provenivano tutti da Giovanni Fiore, da Torino Acre, a Mario Rivera, all'attuale Rosario Succurro, come se Gioacchino da Fiori avesse dato questo mandato di fare sempre e comunque il presidente della provincia, prendo la ratta, insomma, cioè, gente che si è distinta e che continua a esercitare. Quindi ecco, anche il territorio è stato, diciamo, toccato da questi insegnamenti, però anche da Fuscaldo, da questo primo incontro che è vivace, che, come dire, ci ha fatto rendere conto che bisogna studiare, bisogna approfondire, bisogna allargare le conoscenze, allora che viene fuori questo messaggio, che si possa lasciare una traccia. Complimenti, Presidente. Grazie. Chi si era prenotato, diciamo così, però? Io posso fare una domanda? Sì. Sono brevissimo, lapidario proprio. Ma c'era forse qualcuno anche laggiù? Anche laggiù? Viaggio? No, aspetta che... Allora, io volevo fare solamente questa domanda in modo veloce, ed è questa. Dalla esposizione che ha fatto il professore, molto attenta e precisa, io volevo chiedere se ci può essere un parallelismo tra il pensiero di Gioacchino da Fiore e l'opera riformatrice di Francesco da Paola, che è anche un altro grande personaggio della nostra terra di Calabria e anche della provincia cosentina. Cioè, se Francesco da Paola si sia servito o abbia attinto al pensiero filosofico di Gioacchino da Fiore per realizzare la sua opera riformatrice, opera che è stata poi realizzata praticamente. Cioè, Gioacchino ha fatto delle enunciazioni, ha specificato il suo pensiero filosofico e forse, io interpreto in questo modo, forse sbagliando, che Francesco da Paola abbia poi realizzato praticamente il pensiero filosofico di Gioacchino da Fiore, se non totalmente, ma per alcuni versi. Ecco, io la domanda che faccio a lei è questa. Grazie. C'era forse qualcuno là in fondo che voleva intervenire, non so se... C'è tempo per la domanda? Sì, prego, perché avevo visto che sì, appunto... Esatto. Una domanda e una curiosità. Come? Buonasera a tutti. La mia curiosità è questa. Il pensiero di Gioacchino è un pensiero per quell'epoca particolare che sicuramente andava un po' in contrasto con quello che la Chiesa in quel momento pensava e applicava, tant'è che l'ha dovuto pure nascondere in alcuni suoi disegni, no? Per trasmetterlo ai popoli. Un pensiero che è stato poi ripreso, come ha detto lei, da personaggi, Dante, Foscolo, Mazzini, anche Giordano Bruno. Allora la mia curiosità è questa, Gioacchino era lì di borderline tra l'eresia, forse per quell'epoca, e la cristianità, definito anche da alcuni cristiani ebrei, quindi insomma è qualcosa di sconvolgente per quell'epoca. La domanda è questa: come mai non è stato bandito come eretico, o se non peggio, finito a rogo? Incredibile, dalla mancata beatificazione. Allora, rispondo subito a questa. Gioacchino non ha sempre l'appoggio della Chiesa, sempre.
Cioè lui non ha mai lavorato contro la Chiesa. Lui quando va via dall'abbazia di Corazzo e va a Casamai, che era in realtà l'abbazia centrale dei Cistercensi, in realtà lui abbandona, perché lui era diventato il responsabile dell'abbazia di Corazzo, e lui se ne va e non dà più notizie di sé. Però che cosa succede? Che a un certo punto, poiché lui in qualche maniera deve dare conto di quello che fa, viene autorizzato dal Papa a fare una certa operazione, quindi a rimanere, poi a ritornare, poi a creare. Quindi in realtà il suo lavoro non è mai un lavoro che viene fatto contro la Chiesa. Quindi non c'è questa sorta di contrapposizione. È chiaro che il messaggio che lui demanda è un messaggio in cui si cerca di eliminare quelli che sono i problemi che anche in quel momento ci sono. Ma lui non lo fa in opposizione, anzi in molte circostanze ottiene l'appoggio della Chiesa. Questo fa sì che lui non sia appunto, sia mai stato preso in considerazione come eretico, eccetera. Questo fatto di camminare tra l'eresia, in realtà lì dipende più dal tipo di messaggio che trasmette. E quello è lì, non so se è una questione di intelligenza, ma in realtà lui lo fa per ragioni, come dire, di essere il più popolare possibile. Cioè lui vuole che quel messaggio arrivi al popolo, e il modo per farlo arrivare al popolo è utilizzare quel meccanismo, quel sistema. E quindi l'eresia si può capire, per così dire, nella sostanza, ma non nelle forme, non neanche in un progetto che viene ad essere realizzato in modo costante, fermo, eccetera. L'altro, quindi questo per il discorso su Francesco da Paolo. Allora, anche qui c'è un piccolo problema del rapporto con i francescani. Perché il rapporto con i francescani è un rapporto un po' particolare, nel senso che i francescani, come dire, i francescani per così dire deviazionisti, chiamiamolo così, i francescani spirituali, i pauperisti, eccetera, eccetera, sono ovviamente, prendono il messaggio di Gioacchino e lo utilizzano in chiave rivoluzionaria, cioè contro la Chiesa, per realizzare un cambiamento radicale, per tornare alle origini, tutte queste cose qua. Dall'altra parte, i francescani, quelli lì, quindi non spirituali, facevo riferimento prima a, appunto a Bernardo Bagnoregio, in realtà capiscono qual è l'importanza del messaggio di Gioacchino, ma tendono a, come dire, instradarlo entro dei canoni tradizionali. E allora lì è possibile, ma anche qui, siamo sempre lì, che ci sia una cosa diretta che si può dire che Francesco da Paolo abbia preso, però che ci sia l'influenza, è arrivata l'influenza francescana di Gioacchino, così come è stato trasmesso e interpretato, questo sicuramente, su questo non c'è dubbio. Poi bisogna vedere cos'è che è andato avanti, cos'è che è stato inglobato e cosa no. Però i francescani hanno avuto a che fare in maniera molto precisa con il pensiero di Gioacchino, anche al fine di bloccare quelli che erano i movimenti, per così dire, quasi eretici dei francescani spirituali. Quello ci siamo. Da quel punto di vista nessun problema. Ma per dire, ultimamente, penso che sia di qualche tempo, ma negli ultimi 20 anni, 30 anni, è stato anche messo per esempio in evidenza qual è il rapporto che esiste tra il messaggio, l'opera di Gioacchino e la raffigurazione della Cappella Sistina da parte di Michelangelo. Cioè molti intravedono, sono fatti con studi anche molto approfonditi, soprattutto sulla genealogia di Gesù e quindi sul passato, per così dire, su ciò che precedeva l'arrivo di Gesù. Pare che molte di queste, sono anche indicate i vari libri, varie figure che sono state prese in considerazione, rappresentano un punto di riferimento che ha utilizzato Michelangelo per rappresentare, per esempio, parte di quel capolavoro che abbiamo assistito. Quindi molte di queste cose sono arrivate, anche se non in maniera ufficiale, però sono arrivate. E nel fatto dei francescani, per il discorso sui francescani, quello è un percorso che Gioacchino è stato presente quasi sicuramente, non c'era motivo di dubitare. D'altra parte, se no, Dante non avrebbe fatto quell'operazione sul canto dodicesimo del Paradiso.
arrivederci, tanti auguri. Grazie, auguri. Grazie. Grazie. Ho io una domanda brevissima. Come quale legame c'è? Sì, Salvatore, tocca. Assessore, il mio padre del PRI. L'amico, l'amico di battaglie condivise. No, ma è bello, il bello è il riferimento a Mazzini, per quello mi è piaciuto. Una domanda bellissima. Quale collegamento ci può essere tra la Chiesa di Papa Francesco, visto che Papa Francesco parla di solidarietà, interreligiosità, pace, fratellanza, con il pensiero di Gioacchino da Piosmo? Grazie. Allora, se vogliamo per forza trovarci un rapporto, possiamo dire che c'è un rapporto, ci potrebbe essere. Qua sul discorso della Chiesa, io purtroppo per alcune cose ho avuto a che fare anche con alcune varie conferenze episcopali nel corso degli anni, compresa quella calabrese, eccetera. E con Papa Francesco, io non so qual è il motivo reale, potrei anche intuire qual è il motivo reale per cui a un certo punto Benedetto XVI si è dimesso, insomma, è diventato, ma non mi voglio soffermare su questo. Certo è che Papa Francesco un cambio di passo sta cercando di darlo, lo sta cercando di dare sul piano dell'organizzazione, ma non è una cosa così semplice, non è una cosa affatto semplice, perché sono alcuni elementi che sono così radicati, molto forti, c'è una voce che è molto precisa. Quindi che ci sia, ci possa essere, una, ma lì non c'è un influente, non dimentichiamoci che lui è un gesuita, cioè lui nasce da una condizione di tipo diverso, viene da una terra che è completamente diversa, quindi io lì che ci veda delle grandi, come dire, delle grandi relazioni teologiche, teoriche, non ce le vedo. L'unica cosa che posso dire di Francesco è che Papa Francesco sta cercando di dare una spinta in una certa direzione. Però questa direzione è una direzione che si sta creando oggi, perché probabilmente negli anni precedenti la direzione che si stava seguendo era un'altra. Perché ogni tanto certe cose ce le dovremmo ricordare, dovremmo rielaborarle in maniera, riflettendo in una maniera un po' diversa, non per categoria o per pregiudizio o per sentito dire o perché ci vengono imposte determinate indicazioni. Cioè il percorso di Papa Francesco è un percorso che sta cercando di, non dico sistemare, ma di mettere un po' di ordine a quello che nel corso del tempo si era radicato in un certo modo, sul piano dell'organizzazione, sul piano del genere. Questo vale, lo dico anche per le conferenze episcopali. Io conoscevo bene la conferenza episcopale calabra di un certo periodo, insomma, e quindi forse qualcosa si potrebbe valutare. Comunque mi fa piacere, perché me lo ricordo io l'onorevole Salvatore Zoccari come esponente del Partito Repubblicano, quindi mi fa piacere di vederlo di persona. Era di quelle, quindi sono ben contento, grazie. Se no ordiniamo le pizze, no. No, perché mi fa piacere questa partecipazione, perché onestamente va oltre le mie aspettative e le nostre aspettative, per quale vi ringrazio. Se non ci sono, non credo ci siano altre domande. No, sono molte di io farei un grosso enorme ringraziamento al professor Alberto Scelto. È stato chiarissimo nell'esposizione, molto generoso e paziente. Ringrazio tutti voi, ecco, non potevamo iniziare in modo migliore, quindi, e tra l'altro ha dato degli spunti sui quali potremo ragionare. Allora io vi ringrazio ancora una volta tutti voi, vi do appuntamento ai prossimi incontri, ai quali ovviamente vi terremo
sempre aggiornati. Grazie ancora, grazie mille.